signore e signori, Simone Cristicchi! Benvenuti, benvenuti a tutti in Fight Off! Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, Sarko no e Sarkozy, che bella Carla Bruni, se si parla di te il problema non c'è, io rido, Sarko no e Sarkozy, Sarko no e Sarkozy, bella l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità, ma è tutto. Nonostante tutto oggi io mi sento l'uomo più felice e canto la 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 la. I matti di Roma sono la smorfia un po' sdentata delle strade di città, per ricordare chi se via troppo sul serio che male strano che è la normalità, che brutto male che è la normalità. Come le radici a un albero, come il campo ad un trattore, come al lampo manca il tuono e al peccato il suo perdono, al mercato il suo frastuono, al ciclista la discesa, a un altare la sua chiesa, come a Dio la mia preghiera. La prima volta che sono morto non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo piuttosto tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. Ieri per caso ho incontrato mio nonno che un tempo ha fatto il partigiano, mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Ah no. Ma se non siamo riusciti manco a cambiare presidente della Repubblica. Laura pazza, Laura ingenua, Laura povera drogata, Laura fragile, sensibile, alla gogna trascinata, Laura aspetta la sentenza, crocifissa sul giornale, condannata per 10 anni ad impazzire. Laura! Le sol, le sol, le mar, le mar, le don, le don, le spiace. L'ubino che abbonda, la mora, la bionda, la gente che brinda, la barca che affonda. Non avere mai paura, non sentirti persa, è solo vita, amore che ogni giorno ti attraversa. E nei capitoli che ancora non abbiamo scritto, tra quelle pagine che ancora non abbiamo letto, se tu mi cercherai anche solo un momento, mi troverai sempre al tuo fianco in Vaticano. Quanti soffitti d'oro nei saloni, pagate l'IMU e non rompete li coglioni. Alleluia, alleluia. La fede è l'unica fede possibile in questa città. Io sono originario di Roma, si dice, da 11 generazioni e ho scoperto recentemente di avere uno zio che canta meravigliosamente canzoni romanesche. Lui ha 78 anni, Ercore de Trastevere, signore e signori, Ennio Marucci! Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché?
ti sei scordata che sei romana, gli stornelli non canti più. Forte, morta in carrozzella, balla la tarantella, non ci vuoi più. E il fiore alla roccetta con la spiga e la rughetta, nannarella non ci so più. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei ciacchina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto. E rimanda papà, ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Signore e signori, al concerto di famiglia, direttamente dal Monte Amiata e della Maremma, il coro dei minatori di Santa Fiora! Venite a Santa Fiora, siete tutti invitati. Oh, oh, oh. Portatevi il prosciutto, ve lo mangiamo tutto. Dai, 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 Santa Fiora risorgerà. Chi dice minatori son leggere, porta le scarpe grosse e stivaloni. Quando vanno a forare la galleria, montagne in aria fanno saltare. Volemo le bambole, volemo le bambole, volemo le bambole per fare l'amore. Volemo le bambole, volemo le bambole, volemo le bambole per fare l'amore. Tutti insieme! I Funk Off! Su le mani! Su, su, su! Zio Ennio! Dario Cecchini, li ha diretti per voi questa sera! Signore e signori, Max Giusti! Per concerto di famiglia! E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo! Noi signori spettatori in piedi che adesso si va, dove non si mangia con la poesia, ci si abbuffa di realtà. Mai più commedie risate, né compagnie sgangherate, mai più meraviglia negli occhi sarà.